una storia che ci sta molto a cuore, quella di Michele Amendola, il pizzaiolo antimafia, che è purtroppo morto per infarto. L'altra notte l'ANSA, l'associazione genitori soggetti autistici, si è interessata e ha lanciato una raccolta fondi per continuare a garantire le preziose ore educative al figlio di Michele, Luca. È una storia che ci ha toccato il cuore, noi come tutta la redazione cogliamo l'occasione per stringersi attorno alla famiglia. Sentiamo Camilla Di Collalto. Michele Amendola era un pilastro non solo per la lotta alle mafie con la sua pizzeria etica Porta Pazienza, non solo per la solidarietà e l'inclusione dei più fragili, ma anche per ANSA Bologna, perché da papà di un bimbo autistico è entrato nell'associazione genitori soggetti autistici per trovare una mano amica che lo guidasse in una nuova complicata normalità. Poi quella mano amica è stata la sua, con le sue mille battaglie perché le famiglie si sentissero meno sole. Ora ANSA non lascerà solo Luca, il bimbo di Michele e Alessandra, e per garantirgli le preziose ore educative ha lanciato una raccolta fondi. Adesso tocca a noi, supportare Luca, perché come voi tutti sapete tutti i bambini con autismo hanno bisogno di educatori specializzati e l'autismo dura tutta la vita, hanno bisogno di tante ore educative per poter fare miglioramenti, per avere una vita più dignitosa, e questo noi a Luca lo dobbiamo. Tutte le informazioni per contribuire sono sul sito di ANSA Bologna, un appello appena lanciato che ha già avuto tante risposte. Abbiamo lanciato questo appello a tutti quanti per dare un piccolo contributo per le ore educative di Luca e speriamo. Ieri sera oltretutto mi è arrivata una bellissima notizia. Fabio Mauri, un mio carissimo amico, presidente dell'associazione Succede Solo a Bologna, si è impegnato dal 2023 in poi a dare una cifra annuale ad ANSA proprio per le ore educative di Luca. Noi siamo commossi e lo ringraziamo. Michele Amendola ha lasciato un vuoto enorme in tanti che hanno condiviso con lui battaglie e vittorie. Lo si vede anche negli occhi di Maria Alba Corona e in quelli di tutti i genitori ANSA. Michele diceva che bisogna combattere per tutti. Non spesso lui che si definiva genio sregolatetta, spesso era proprio lui che ci calmava, perché diceva: è inutile che voi lottiate, fate confusione, prendete decisioni per una persona, bisogna sedersi ai tavoli, bisogna discutere, bisogna ottenere le cose, i diritti per tutti quanti, anche per quelli che non se lo possono permettere. E noi faremo così, discuteremo, cercheremo di ottenere tutto per tutti e se non ci riusciremo, come diceva lui, faremo bordello. Napoli è mille colura, Napoli è mille paura, Napoli è la voce di creatura che sale piano piano e tu sai che non sei solo e tu, Michele, non ci lasciate solo. Buon viaggio da tutti noi. Da subito il sindaco Matteo Lepore è intervenuto perché tutti i progetti, l'impegno di Michele Amendola non finiscano nel vuoto, tutta la sua lotta per favorire i più fragili non finisca come lettera morta. Ora sentiamo ancora nei microfoni della nostra Camilla Di Collalto l'appello del sindaco di Bologna. Dobbiamo trovare la forza di andare avanti e raccogliere il testimone di una persona che ha fatto tanto per Bologna, per tutte le famiglie che stanno vivendo l'esperienza dell'autismo. In particolare Luca, il bimbo di Michele, ha bisogno di un aiuto. Sul sito di ANSA Bologna trovate la raccolta fondi per Luca. Invito davvero le persone ad andare su questo sito e a donare quello che possono, perché ci sono ore educative da sostenere. Le istituzioni saranno al fianco di Michele ed Alessandra, perché sia il Comune di Bologna che il Comune di Granarolo non faranno mancare il loro sostegno. Ci sarà modo anche di aiutare più complessivamente la famiglia, gli amici stanno organizzando anche altre raccolte fondi, quindi sono convinto che tutta la commozione che la scomparsa di Michele ha suscitato sarà un modo sicuramente per trasformare il dolore in speranza.